Dunque, proseguiamo con un altro esercizio riguardante il calcolo dei massimi, minimi, eventuali relativi di una funzione in due variabili. Leggiamo questa. Chiedo scusa, che è un esercizio tratto da un testo d'esame della Facoltà di Ingegneria Aerospaziale all'Università di Roma La Sapienza. Fx y uguale x cubo y meno x quadro meno y quadro. Determinare i punti stazionari di questa funzione e classificarli. Funzione che è definita in tutto R2, come potete vedere, e nella quale andiamo a derivare parzialmente la f rispetto alla variabile x e a derivare la f rispetto alla variabile y. Le due derivate le poniamo pari a 0. Quindi scriviamo f' rispetto ad x ed f' rispetto ad y. La derivata parziale della f rispetto alla variabile x vale, come vedete, un 3x al quadrato y meno 1 2x, mentre quella la derivata parziale della f rispetto alla variabile y vale x elevato al cubo meno 2y. Bene, se andiamo a porre uguale a 0 le due derivate parziali, come detto, dalla seconda equazione, che la facciamo diventare la prima, ci chiediamo la y in funzione di x. In particolare, se meno 2y è uguale a meno x cubo, y uguale a x cubo mezzi. Y uguale a x al cubo fratto 2, come potete notare. Sostituendo y uguale a x cubo mezzi nella y presente nella prima equazione, che qui è diventata la seconda, avremo un 3x al quadrato che moltiplica un x cubo mezzi meno 2x, tutto uguale a 0. A questo punto, lasciando invariato naturalmente y uguale x al cubo mezzi, dalla seconda otteniamo, moltiplichiamo, come vedete possiamo fare un minimo di multiplo che è 2, otteniamo un 3x quadro per x cubo che è un 3x elevato alla quinta, e meno 2 per 2x è un meno 4x, tutto uguale a 0. Abbiamo sostanzialmente moltiplicato per 2 ambe i due membri della nostra equazione, ho fatto un minimo mutuo, è uguale, vedete voi. A questo punto, come al solito, abbiamo che, scriviamo ancora una volta, otteniamo che dalla prima abbiamo sempre che y è uguale a x cubo mezzi. Raccogliendo x a fattore comune nella seconda, otteniamo che 3x quarto, x che moltiplica 3x quarto meno 4 è uguale a 0. A questo punto il nostro sistema si può dividere in due sistemi. Come al solito indichiamo con A il primo sistema e con B il secondo. Naturalmente poi le espressioni delle derivate parziali prime che ci serviranno per il calcolo delle seconde e naturalmente per applicare la regola la tecnica dell'Hessian le descriveremo dopo. Sistema A, naturalmente abbiamo che applicando la legge di annullamento del prodotto nella seconda equazione, x è 0. Bene, se x è 0 è evidente che anche y sarà 0 cubo che è 0 fratto 2, 0 mezzi è 0. Sistema B, nel quale poniamo pari a 0, 3x alla quarta meno 4 uguale a 0. Allora, 3x alla quarta meno 4 è uguale a 0 quando 3x alla quarta è uguale a 4, dividendo per 3 ambi i due membri quando x alla quarta in sostanza è pari a 4 terzi. No? Ma x uguale più o meno radice quarta di 4 terzi. Domanda che farei a qualche studente, magari che vedrei un po' insicuro. Ma le altre due radici, visto che sono 4, dovrebbero essere 4 le soluzioni di questa equazione di quarto grado, dove sono? E evidentemente la risposta sarebbe sono le radici complesse e coniugate di questa equazione. Le due reali e distinte sono più radice quarta di 4 terzi e meno radice quarta di 4 terzi. Pertanto abbiamo due sistemi, un sistema B1 dal quale x è radice quarta col meno davanti di 4 terzi, e y allora chi sarà? Y sarà un mezzo che moltiplica radice quarta di 4 terzi al cubo, quindi un mezzo che moltiplica la radice quarta di chi? Beh, di un 4 al cubo che è 64 fratto 3 al cubo che è un 27, no? E che possiamo tranquillamente lasciare così. Sistema ultimo, B2 invece, nel quale x è più radice quarta di 4 terzi, faccio notare come in questo caso la y, vedete, evidentemente ha un segno meno davanti perché è al cubo, cioè esponente dispari, quindi attenzione che il meno mi rimane. Quindi evidentemente x naturalmente meno un mezzo sta fuori, ma quel meno
radice quarta meno la cuba è meno, quindi sarebbe meno un mezzo radice quarta di 64 ventisettesimi. Questa invece la y qui è un mezzo che moltiplica radice quarta di 64 ventisettesimi. Quindi pertanto quindi abbiamo tre punti che ci vengono fuori da questi sistemi. Uno molto semplice che come spesso già accade, non sempre c'è ma quasi sempre c'è l'origine. Poi abbiamo due punti, il punto P con 2, attenzione di coordinate, meno radice quarta di 4 terzi e meno un mezzo radice quarta di 64 ventisettesimi, segnatevelo, e il punto P con 3 di coordinate, radice quarta di 4 terzi e un mezzo radice quarta di 64 ventisettesimi. Dunque, giusto per essere precisi, questo un mezzo col meno o col più davanti, radice quarta di 64 ventisettesimi, si può portare dentro il 2 dentro la radice quarta, quindi un 2 alla quarta sarebbe. Quindi questo lo possiamo scrivere come questo un mezzo radice quarta. Vediamo se si può semplificare qualcosa per renderlo un pochino più accettabile questo valore. È pari a tutta una radice quarta di. Allora, 64 rimane sopra, ora se il 2 se lo porto dentro, visto che la radice quarta è un 16 per 27, 16 64esimi è semplificabile, è 4. Quindi in definitiva questo si può scrivere come radice quarta di 4 ventisettesimi, quindi meno radice quarta, il punto P con 2, quindi è meno, ha come ordinata, meno radice quarta di 4 ventisettesimi, che io direi è un pochino più accettabile come espressione, così come il punto P con 3 avrà ordinata più radice quarta di 4 ventisettesimi. Ecco, diciamo che così potete quantificarli anche in maniera più semplice. Ripeto, tre punti pertanto. P con 1, mentre cancello questi calcoli, P con 1 che è l'origine, 0, 0, P con 2 meno radice quarta di 4 terzi e meno radice quarta di 4 ventisettesimi, P con 3, radice quarta di 4 terzi e radice quarta di 4 ventisettesimi. Andiamo a questo punto a calcolare derivate seconde e poi applicare la tecnica del Lissiano. Dunque, abbiamo descritto le derivate parziali della f fatte rispetto alla variabile x e fatte rispetto alla variabile y e i tre punti P con 1, 0, 0, P con 2 di coordinate meno radice quarta di 4 terzi e meno radice quarta di 4 ventisettesimi e P con 3 di coordinate radice quarta di 4 terzi e radice quarta di 4 ventisettesimi la sua ordinata. Vediamo la seconda volta, dobbiamo derivare ancora una volta rispetto ad x la f' rispetto ad x, la f' di x, quindi avremo un 6xy meno 2. La f secondo della x fatta ancora rispetto ad y, che tra l'altro per il teorema di Schwarz, ve lo ricordo, e coincide con la f secondo di yx, significa derivare rispetto ad y la f primo rispetto ad x, la cui derivata, come vedete, è un 3 volte x al quadrato. Infine, la f secondo di yy significa derivare ancora una volta rispetto ad y la f primo rispetto ad y, la cui derivata è costante e vale meno 2. Ora, calcoliamo, cominciamo col calcolare, cancelliamo le due derivate parziali prime, visto che non ci interessano, cominciamo col punto P1, cominciamo a calcolare la f secondo di xx in P con 1, questa vale, P con 1 è 0, 0 per 0, 0 per 6 è 0, viene meno 2, la f secondo di xy in P con 1, che poi coincide con la f secondo di yx in P con 1, vale 0 anch'essa, la f secondo di yy in P con 1 è, rimane costante, vale meno 2. Questo è il punto P1. Andiamo col punto P2, la f secondo di xx in P con 1, attenzione al punto P con 1 che vale, ve lo ricordo, meno radice cubica di 4 terzi e meno radice quarta di 4 terzi meno radice quarta di 4 ventisettesimi. In questo caso abbiamo che meno per meno più radice quarta di 4 terzi per radice quarta di 4 ventisettesimi, si può scrivere un'unica radice quarta del prodotto di due radicandi, quindi di 4 terzi per 4 ventisettesimi. 4 per 4 fa 16, 3 per 27 fa evidentemente 81, meno 2. Va bene? Lasciamola così e poi la quantificheremo dopo. La f secondo di xy in p con 2, che peraltro, questa è in p con 2, eh?
che peraltro coincide con l'f secondo di y x in p con 2, significa mettere al posto della x radice meno la radice quarta di 4 terzi. Allora, meno al quadrato è dato di più. Ora, radice quarta di 4 terzi elevato al quadrato significa elevare al quadrato il radicando il 4 terzi. Quindi in pratica rimane un radice quadrata di 4 terzi, perché per la proprietà invariantiva dei radicali si può dividere per 2 l'indice e l'esponente radicando, quindi rimane radice quadrata di 4 terzi. Col 3 davanti, 3 volte radice di 4 terzi, quindi il valore della derivata seconda della f di xy e quindi anche della f di yx della f seconda in p con 2. Infine, la f secondo di yy sempre in p2 rimane evidentemente costante meno 2. Punto ultimo, p con 3. La f secondo di xx in p con 3 non cambia moltissimo, perché abbiamo sempre che, siccome c'è un 6xy più per più più, radice quarta di 4 terzi per radice quarta di 4 ventisettesimi è un radice quarta sempre di, quindi è uguale in questo caso, di 16 ottantunesimi meno 2. La f secondo di xy in p con 3, che coincide peraltro, ripeto, per il teorema di Schwarz con la f secondo di yx in p con 3, vale sempre la stessa cosa, quindi vale sempre 3 volte radice di 4 terzi. Come vale, come è identica la f secondo di yy in p con 3, e vale sempre evidentemente meno 2. Non cambia assolutamente niente, stessi valori sia per l'essiano in p2 che per l'essiano in p3. Fatto questi tre calcoli, andiamo a questo punto a calcolare i nostri essiani in corrispondenza di punti p1, p2 e p3. Dunque, cominciamo col avendo calcolato le quattro derivate parziali seconde in corrispondenza dei tre punti p con 1 dell'origine e p con 2, che vale radice quarta di 4 terzi, meno radice quarta di 4 terzi e meno radice quarta di 4 ventisettesimi, e p con 3 che vale radice quarta di 4 terzi e radice quarta di 4 ventisettesimi. È ovvio che è banale calcolare l'essiano in corrispondenza di questi tre punti. Anche in p con 1 ricordo che abbiamo f secondo di xx nel punto, f secondo di xy nel punto, f secondo di yx nel punto, f secondo di yy nel punto. Meno 2 per meno 2 è 4 meno 0, 4. Quando l'essiano è positivo, siamo certi che il punto interessato, in corrispondenza del quale stiamo calcolando l'essiano, è un punto di massimo o di minimo relativo proprio. Basta guardare il segno della derivata seconda posta a nord-ovest, ovvero la f secondo di xx in p con 1, che vale meno 2, quindi è negativa, e allora quando è negativa il punto è di massimo, quando è positiva il punto è di minimo relativo. Quindi l'origine 0, 0 è pertanto un punto di massimo relativo proprio. Allora, la radice quarta di 16 ottantunesimi è la radice quadrata di radice quadrata di 16 ottantunesimi. 16 ottantunesimi è la radice quadrata di 16 ottantunesimi, la radice quadrata di 16 ottantunesimi è all'incirca un 0.44. La radice quadrata di 0.44 vale all'incirca un 0.66, se fate così. Quindi questo qua è un valore sicuramente negativo, questo 0.66 meno 2. Moltiplicato a un numero negativo, in questo caso mi darà, vedete, viene un meno 2 per meno 2 che fa un 4, meno 2 radice quarta di 16 ottantunesimi, che metto fra parentesi perché questa quantità qua, questo è un numero negativo, moltiplicato per un numero negativo è un numero positivo, però vediamo di che ordine, meno 9 che moltiplica radice quadrata terzi per radice quadrata terzi è un 4 terzi. Ma 9 per 4 terzi è un 12 con meno davanti, meno 12 questo. Ma 12 è sicuramente più grande di questo prodotto qui più questo 4. Quindi questa quantità qui, che poi è anche questa, perché vedete che l'essiano in P con 2 coincide con l'essiano in P3, sono gli stessi. Quindi 4 meno 2 radice quarta di 16 ottantunesimi, che è questo valore che è positivo, meno 12 però. Allora abbiamo che sicuramente questo risultato, e quindi anche questo, sono due risultati negativi. Pertanto, se l'essiano è negativo, il punto interessato è un detto punto di colle, punto di sella, cioè non è né un punto né di massimo né di minimo relativo proprio, quindi i cosiddetti saddle point in inglese. P con 2, P con 3, quindi, di coordinate, lo scriviamo pertanto. Scriviamo ancora, pertanto l'origine è un punto di massimo relativo proprio, P con 2, che ricordo a coordinate meno
radice quarta di 4 terzi meno radice quarta di 4 ventisettesimi è un punto di sella, quindi non è un punto estremale, cioè non è un punto né di minimo né di massimo relativo, così come idem per il punto P con 3 che ha coordinate radice quarta di 4 terzi e radice quarta di 4 ventisettesimi. Sto punto qua, e anche lui non è un punto estremale, ma è un punto di colle, anche detto, ripeto, punto di sella, saddle point. Eccoli qua. Questa è appunto la classificazione dei punti critici di questa funzione. Vi saluto, alla prossima. Ciao.